Allora ragazzi, per introdurvi questo concetto di allocazione dinamica della memoria, dobbiamo capire un po' meglio come è allocato in memoria un programma mandato in esecuzione. In altre parole, quando voi avete un programma eseguibile, il codice di questo programma si trova sull'hard disk. Quando ci cliccate sopra la mandata in esecuzione, il loader, che è un programma del sistema operativo, prende il codice che si trova sull'hard disk, lo porta in memoria e genera un processo, cioè associa un identificativo a questo codice che è stato caricato in memoria, gli assegna uno spazio in memoria centrale, la memoria RAM per intenderci, mette nel program counter l'indirizzo dove comincia il vostro programma, il programma va in esecuzione. Allora, ragioniamo più in dettaglio su come è allocato in memoria un programma che sta per andare in esecuzione. Allora, tutta questa memoria è quella che è allocata anche sull'hard disk, perché sull'hard disk il programma, quando è salvato sia con la parte di codice, sia con la parte di dati globali, sia con lo step, sia con quest'altra area di memoria che chiamiamo IP. Allora, al nostro programma mandato in esecuzione è associato tutta quest'area di memoria. Vedete, l'area codice è divisa in segmenti. Se non c'è abbastanza spazio, io posso anche caricare in memoria solo una parte di questo code segment, il resto rimane sull'hard disk. Quando devo eseguire un'istruzione che si trova in questo code segment qui, viene generato un miss di dati, cioè una mancanza di dati, il programma si interrompe, si va sull'hard disk, si prende quest'altro codice e si mette in memoria centrale e si riprende l'esecuzione. Questo è il motivo per il quale, quando avete poca memoria RAM, un programma può essere lento, perché si fa swap di continuo tra la memoria centrale e l'hard disk. Lo stesso può succedere per l'area dati, sia la parte dei dati globali, sia la parte dello stack, sia la parte dell'IP. I dati globali possono essere dati inizializzati oppure dati non inizializzati, e in questa parte ci mettiamo anche le costanti, cioè quando scrivete const int x uguale 100 come variabile globale, questa finirà qui dentro. Se io scrivo int a e questo è un dato globale, cioè l'ho scritto al di fuori di tutte le funzioni, questo mi finirà qui dentro. E così, se io definisco delle costanti, scrivo la costante quando metto per esempio a una stringa, scrivo s uguale doppia apici Claudio. Doppia apici Claudio è una stringa costante che viene associata alla mia stringa s. Questa stringa costante viene scritta in questa parte qui di memoria. Vi farò vedere come il fatto di avere dei dati costanti può crearci dei problemi, specialmente con riferimento alle stringhe. Lo stack abbiamo visto che è l'area di memoria utilizzata per la chiamata a funzione e abbiamo visto che cresce verso l'alto, cioè lo stack pointer via via si incrementa e io definisco, aggiungo, questa è una pila, quindi i dati vengono messi in quest'ordine. E poi ci troviamo quest'altra area di memoria qui. Ma che cos'è? Viene detta IP e tutta l'area di memoria che rimane, io associo tutto questo blocco al mio programma, tutto quello che rimane dalla posizione corrente dello stack a salire viene interpretata come area IP. IP è l'area di memoria che può essere allocata dinamicamente. Ragazzi, ma che significa allocato dinamicamente? Significa che tutto quello che ho fatto fino adesso
avviene tutta l'allocazione in memoria, avviene a tempo di compilazione. Però a me potrebbe servire di utilizzare della memoria a tempo di esecuzione. Cioè, vi faccio un esempio, abbiamo usato gli array. Allora abbiamo detto, ma guarda, io per usare gli array devo definire un array per esempio di 100 elementi. Poi l'utente mi dice, guarda, ne voglio usare 7. Allora io ho riservato spazio per 100 elementi, però ne sto usando 7. A me piacerebbe, a tempo di esecuzione, dire all'utente, ma tu di quanti interi hai bisogno? L'utente dice 7. Allora io alloco in quel momento spazio per un blocco di 7 elementi di tipo intero. Dove lo alloco? Qui dentro. Ho degli operatori particolari che mi permettono di fare questo, che sono gli operatori new e l'operatore delete. L'operatore new mi va a allocare spazio in questa memoria. Ovviamente l'operatore new alloca spazio qui dentro, dove trova libero. E poi questo operatore mi restituisce l'indirizzo di memoria dove comincia il blocco che lui ha allocato qui dentro. Ma questo indirizzo di memoria io come lo gestisco? Attraverso una variabile di tipo puntatore. Poiché questo operatore mi restituisce un indirizzo, ma questo indirizzo non lo posso mettere, non lo posso conservare in una variabile standard quali quelle che abbiamo visto fino adesso, ma lo devo per forza memorizzare in una variabile di tipo puntatore. Allora, ecco che per poter gestire in modo dinamico la memoria, io ho bisogno di variabili di tipo puntatore. L'operatore new mi restituisce l'indirizzo di memoria dove ha allocato lo spazio e questo lo metto in una variabile di tipo puntatore. Ma quando voglio liberare questo spazio di memoria che ho riservato perché non lo uso più, allora attraverso l'operatore delete gli dico, guarda, liberami la memoria a partire dall'indirizzo che si trova in questo puntatore che ti passo. L'operatore delete libera la memoria che è stata allocata. Allora ragazzi, qual è il vantaggio di avere la memoria dinamica? Se io devo allocare tutto in via preventiva, allora ho bisogno di 3 vettori, li devo allocare tutti prima di cominciare. Però magari questi 3 vettori non li uso mai tutti e 3 insieme, ne uso prima uno, poi quando ho finito di usarlo ne uso un altro e così via. Allora, se alloco tutto a tempo di compilazione, devo riservare tutto questo spazio quando parte il programma. Se invece io potessi allocarlo a tempo di esecuzione, allora quando un dato mi serve, riservo spazio in memoria e memorizzo le informazioni. Quando non mi serve più, libero la memoria e magari quella stessa memoria la posso utilizzare per un altro dato. Se faccio tutto a tempo di compilazione, devo allocare tutto in via preventiva e lasciare tutto in memoria per tutta l'esecuzione del programma. Allora, l'operatore new genera dinamicamente una variabile di un certo tipo assegnandole un blocco di memoria di dimensione opportuna. Restituisce un puntatore che contiene l'indirizzo del blocco di memoria allocato, cioè della variabile. Ora, questa variabile, poiché non ha più un nome messo in tabella dei simboli, se io scrivo int x, x è in tabella dei simboli. Qual è l'indirizzo della variabile x? Quello che c'è scritto in tabella dei simboli. Ma se io alloco dinamicamente la variabile x, questa variabile non ce l'ho in tabella dei simboli. L'unica cosa che ho è l'indirizzo di memoria nell'area IP dove ho allocato questa variabile. Questo indirizzo di memoria me lo devo subito salvare in una variabile tipo puntatore, altrimenti quell'area di memoria risulta inaccessibile. Quindi vedete, io scrivo puntatore di un certo tipo uguale new di quel tipo. Quindi per esempio posso scrivere char asterisco p uguale new char di 100.
che ho fatto? Ho allocato un blocco nella memoria IP di 100 elementi di tipo carattere, cioè 100 byte. L'indirizzo dove questi byte cominciano me lo salvo nella variabile P, che ha natura di puntatore a carattere. Da questo momento in poi io posso dire P di 3 e arrivo in memoria al terzo carattere che si trova allocato in questo blocco. Se un puntatore è già stato definito, si può semplicemente usare new per assegnargli la variabile dinamica. Quindi scrivo int asterisco p e poi scrivo p uguale new int. Allora, questo è il puntatore p. L'operatore new mi restituisce l'indirizzo della variabile di un dato di tipo intero nell'IP. Questo indirizzo lo copio qui dentro, scrivendo asterisco p uguale 0, vado a scrivere il valore 0 direttamente qui dentro. Alla stessa maniera, l'operatore delete libera l'area di memoria allocata in modo tale da renderla disponibile per farci qualche altra cosa. Abbiamo due forme di operatore delete: delete puntatore, delete parentesi parentesi. Qual è la differenza? Quando alloco un blocco di memoria con l'operatore new, che cosa sto allocando? 100 elementi di tipo intero. L'indirizzo dove cominciano lo metto nel puntatore ABC. Ma quando faccio delete ABC, se non gli metto queste parentesi, l'operatore delete che fa? Va in memoria all'indirizzo contenuto nel puntatore ADC e mi dialloga un byte. Se invece metto così, l'operatore delete va in memoria a questo indirizzo e dialloga tanti byte a seconda di quanti ne ha allocati con l'operatore new. Allora vi chiedo, ma come fa delete a sapere quanti byte sono stati precedentemente allocati con una istruzione new? Perché se io in memoria allocassi semplicemente dei byte, no, la domanda è questa: questa è la memoria IP. Allora il mio memory manager mi dice, l'operatore new che fa? Va al memory manager, cioè al gestore della memoria, e gli dice, senti, mi servono 100 byte. Allora il memory manager va nell'IP e dice, va bene, ho trovato 100 byte a partire dall'indirizzo 1000. E mi restituisce questo indirizzo. Ora, nel puntatore, in questo caso, nel puntatore che abbiamo chiamato ADC, io ci scrivo l'indirizzo 1000 dell'IP dove comincia questa roba. Però quando io gli dico delete ADC, oppure gli dico delete parentesi parentesi ADC, l'operatore delete va qui dentro e dice devo riallocare un blocco a partire dall'indirizzo 1000. Ma quanto è lungo questo blocco? Che ne può sapere che 100 istruzioni prima io ho scritto questo? Ragazzi, questo può avvenire a runtime. Allora, dove me la conservo questa informazione? La risposta è molto semplice. I progettisti hanno detto, quando tu allochi un blocco di memoria nell'IP, nei byte immediatamente precedenti a questo blocco ci scrivi una serie di informazioni. Se hai allocato un blocco di questa maniera, nei byte immediatamente precedenti all'indirizzo 1000 ci vai a scrivere che tu hai allocato 100 byte. Allora, quando viene chiamato l'operatore delete parentesi parentesi, si va in memoria IP nell'indirizzo che c'è scritto nel puntatore ADC
si va a leggere quanti byte sono stati allocati, viene deallocato tutto questo blocco di informazioni e reso disponibile per qualcun altro. Allora abbiamo capito una cosa, che quando alloco in modo dinamico non alloco solo un blocco di dati, ma ci metto un po' di informazioni in più. Questo si chiama leader di questo blocco, e in quest'area di memoria vengono scritte una serie di informazioni. La più importante è quella legata al numero di byte che vengono allocati. Poi ci sono altre informazioni, ma entrerei troppo nel tecnico e tutto sommato non vi interessa. Se io invece scrivo delete ABC e mi scordo di metterci questo, l'operatore delete va semplicemente in memoria a questo indirizzo, non legge quello che ci sta scritto qua e mi dialloga un solo byte. Allora, se io commetto questo errore, ne alloco 100, ma se chiamo l'operatore delete senza metterci parentesi parentesi, ne dealloco soltanto un byte. Qual è l'effetto? Che tutti questi altri byte rimangono nella memoria IP in uno stato che si chiama locked, cioè risultano già assegnati a qualcun altro e non possono essere più liberati. Ragazzi, ma sapete qual è la cosa più grave? Qual è? Che lo saranno locked per tutta la durata del programma, perché una volta che ho perso l'indirizzo dove cominciavo questo blocco, questa informazione bella che è andata non la recupererò mai più. Quindi, se ho sbagliato facendo questa riallocazione, mi rimane dell'area bloccata. Questo in letteratura è noto più in generale come il problema della spazzatura nell'area IP. Purtroppo il linguaggio C++ non ha un meccanismo automatico che si chiama garbage collection, cioè letteralmente raccolta della spazzatura. Cioè non si accorge che c'è un'area di memoria nell'IP che non è più riferita da nessun puntatore. Per esempio, il linguaggio Java invece ha un meccanismo automatico di garbage collection, quindi si accorge quando nell'IP c'è qualche cosa che non viene più riferita da nessun puntatore e la libera in maniera automatica. Ragazzi, nel linguaggio C++ non è così, quindi se sbagliate lasciate la memoria sporca e non c'è modo più di recuperarlo. L'operatore delete rende riutilizzabile la memoria, ma non cancella il puntatore, che può quindi essere riutilizzato per accedere a un'altra memoria. Cioè io con l'operatore ADC lo posso usare in un'altra istruzione new e quindi quello stesso puntatore mi va a puntare a diverse parti della memoria, a diverse parti della memoria IP. Quindi, riassumendo, con l'operatore new e delete io posso allocare memoria in modo dinamico. Ragazzi, voglio farvi vedere un pezzettino di programma che ho scritto prima mentre abbiamo fatto un po' di pausa, che contiene un errore che genera l'interruzione del programma a runtime. Voglio farvi vedere questo errore e farvi vedere innanzitutto se capite perché è sbagliato. Allora, quello che ho scritto è semplicemente questo. Nel programma, nel main, ho dato che non so a priori la dimensione del vettore che voglio allocare, allora mi definisco una variabile di int e poi scrivo vet, che è un puntatore intero. Dopodiché alla funzione leggi vet gli passo un puntatore e gli passo la variabile di int.
la funzione leggivet ha come prototipo un puntatore intero e un dato scambiato per reference. Poiché nella funzione leggivet faccio leggere il vettore, quindi chiedo all'utente quanti elementi vuoi inserire, l'utente mi dice 10, alloco spazio per 10 elementi e li metto in questo vettore. Quindi la funzione leggivet che farà? Dice all'utente metti il riempimento e lo metto nella variabile r, scrivo v uguale new int di r. Quindi v è un puntatore, r è una variabile scambiata per reference, quindi al programma chiamante restituisco il valore della variabile r. Quindi se io lo chiamo leggivet vet riemp, la variabile riemp riceverà il valore che l'utente sta immettendo nella funzione. Alloco spazio per un blocco di r elementi di tipo intero e lo uso come vettore, quindi faccio c in vd. Quindi sto leggendo questi 7 elementi che ho inserito e la funzione termina. Allora, sembrerebbe tutto corretto. Anche nel main sto dicendo leggivet, quindi gli passo questo puntatore e viene fatta la lettura, poi provo a stampare il valore che ho letto e poi faccio tutte le altre operazioni che abbiamo visto la lezione scorsa. Vado a compilare e il compilatore gli dice tutto bene, genera l'eseguibile. Mando il programma in esecuzione. Sono un po' più grande, però non si legge bene. Allora, immetti il riempimento, io scrivo 4 e immetto i valori 1, 2, 3, 4 e mo è partito questo controllo del sistema operativo che mi dice semplicemente che gestione vettore, che è il mio eseguibile, ha smesso di funzionare. Che è successo? Il mio programma in esecuzione è andato a toccare un'area di memoria che non gli competeva. Il sistema operativo è intervenuto e mi ha tagliato le mani e ha bloccato l'esecuzione del programma. Il punto è: perché è successo questo? Allora, sembrerebbe apparentemente tutto corretto, ma qual è il problema? Io qua ho definito una variabile di tipo puntatore. Questa variabile è una variabile come tutte le altre che sarà destinata a contenere un indirizzo. Passo questa variabile alla mia funzione leggivet. Ma la mia funzione leggivet è definita così. Si definisce la sua variabile parametro formale che è anche questo un puntatore. E poi c'è la variabile riemp che invece è scambiata per reference. Allora, che succede all'atto della chiamata? Ragazzi, la variabile v è una variabile che si trova nello stack, che però è un puntatore. All'atto della chiamata io prendo il contenuto della mia variabile vet nel programma chiamante e lo copio nella variabile v. La domanda è: nel programma principale, quando io ho definito int asterisco vet, viene riservato in memoria spazio per la variabile vet, viene messo in tabella dei simboli. Vet di tipo int asterisco la metto in memoria all'indirizzo 1000. Ragazzi, la variabile vet che valore contiene? All'inizio che valore contiene? Un numero all'otto. Cioè, quando ho scritto questo, la variabile vet contiene un numero all'otto.
Quando io la passo alla funzione leggget, sto copiando nello stack questo valore casuale. Nella funzione leggget, questo valore casuale che è nella variabile v è sovrascritto dall'operatore new, che stavolta riserva spazio nell'heap e mette il valore corretto nella variabile v. La lettura viene fatta in maniera corretta. Ma dato che questa variabile è scambiata per valore, quando la funzione leggget termina, il puntatore v viene deallocato. Nel programma chiamante, la variabile vet mantiene esattamente il valore che aveva prima. E quindi è esattamente quel numero all'otto di prima. Quando io chiamo la funzione stampaVet e gli passo questo indirizzo, gli sto passando l'indirizzo di un'area di memoria che è del tutto casuale. Se quest'area di memoria non appartiene al mio programma, quando entro nella funzione stampaVet e vado a scrivere VD, sto andando in memoria a un indirizzo che è quello che è. E quindi il sistema operativo, ma meglio ancora il supporto al runtime di questa funzione, di questo mio programma, mi genera una eccezione perché ho violato i limiti del mio programma. E quindi io vedo stampato questo, ma non vedo niente perché sto prendendo dei numeri all'otto. Allora qual è il problema? Il problema è che la funzione leggget ha allocato spazio in memoria, però se l'è tenuto qui dentro. Allora è come dire, dovrei scambiare per reference il mio puntatore, perché dovrei fare in modo che la variabile v dovrebbe diventare un reference al puntatore vet nel programma chiamante. Cioè, ragazzi, in altre parole, dovrei scrivere una roba di questo tipo. La mia funzione leggget dovrebbe essere int asterisco, che è il tipo base, però reference. Cioè, il primo parametro deve diventare un reference al tipo base. Come qua io scrivo reference al tipo base intero, qua devo scrivere reference al tipo base che è un int asterisco. Allora, se io faccio questo e poi qui mi definisco int asterisco reference v, adesso la situazione è cambiata. Faccio la compilazione, mando in esecuzione il mio programma. Ragazzi, stavolta ha funzionato tutto. Perché non è successo più il pasticcio? Perché stavolta, quando nel main ho chiamato la funzione leggget, io ho passato a questa funzione l'indirizzo del mio puntatore. Nella funzione leggget, l'area di memoria allocata, quell'operatore new, ha preso il valore restituito e l'è andata a scrivere direttamente qui dentro. Quindi quest'area di memoria, adesso la variabile let ha assunto il valore corretto associato all'area heap e ho potuto fare tutte le operazioni. In alternativa, che cos'altro avrei potuto fare? Avrei potuto, per esempio, rendere la funzione leggget una funzione non di tipo void, ma una funzione di tipo int asterisco. Cioè la mia funzione leggget mi poteva restituire l'indirizzo della variabile vet. In alternativa ancora, avrei potuto
definire nella funzione leggiret un puntatore a puntatore. Questa cosa alle 2-5 non ve la posso far digerire, quindi ne riparliamo domani, e così domani incontrate una applicazione plausibile del tipo puntatore a puntatore. Provate a rifletterci da soli, domani per prima cosa capiremo quali sono le alternative. Quando io alloco dinamicamente qualche cosa in una funzione, devo fare in modo che il puntatore, cioè l'indirizzo di memoria che ho allocato in quella funzione, sopravviva alla funzione stessa e quindi lo devo restituire. Allora come faccio? In questo esempio ho utilizzato il tipo reference, ma potremmo far restituire un puntatore alla funzione leggivet, oppure nella funzione leggivet il primo argomento diventa un puntatore a puntatore. Domani discutiamo questo aspetto, perché se vi ricordate, quando abbiamo introdotto il puntatore abbiamo visto l'esistenza di questo strano oggetto che è un puntatore a puntatore, e ci siamo chiesti: ma com'è possibile che io ho un oggetto, che un dato che punta a un'area di memoria che non contiene il dato ma contiene ancora l'indirizzo dove finalmente si trova il dato? Faccio 3 salti in memoria per arrivare a prendere questa informazione. Bene, domani con questo esempio capirete perché ci può servire un puntatore a puntatore e quali sono i possibili usi alternativi.